schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video per fare RP ragazzi, un elenco partite completo di 16 catture per fare RP ragazzi. Questo elenco partite è stato realizzato da France671 per tutti quelli che lo vogliono fare insomma. E questo elenco partite, come ho già detto, consiste in 16 catture che danno all'incirca 19.000 RP per cattura, quindi sono belli RP, sono parecchi RP. Per fare questo elenco partite servono 6 ore ragazzi, quindi che cosa significa? Non è che significa che voi dovete stare 6 ore a giocare a fare questo elenco partite, ma questo elenco partite lo potrete fare mentre dormite ragazzi. Cosa significa mentre dormite? Mentre dormite significa che prendete anche un altro vostro amico che ha bisogno di fare RP e lasciate la PlayStation a giocare da sola. Allora partiamo con il presupposto che questo elenco partite, chi lo va a ostare, deve partire da una sessione solo di inviti in maniera tale che può fare 7 round e dovrà mettere 7 round già preimpostati, quindi automaticamente tutte le catture partiranno così. Allora dal primo all'ottava cattura diciamo, e vincerà il primo giocatore, dall'ottava alla sedicesima il secondo giocatore. Per scaricare questo elenco partite dovete andare nel social club in questa pagina che vi lascerò il link in descrizione e fate aggiungi al gioco, niente di più semplice. Come avete visto sono 16 catture ragazzi, quindi è abbastanza semplice. E una volta che avete scaricato queste 16 catture, le avete aggiunte al gioco, fate partire l'elenco partite, come dicevo, in una sessione sola inviti. L'host deve stare in una sessione solo inviti e ostare questo elenco partite. E come funziona ragazzi? Funziona che mentre voi state dormendo il gioco continuerà a giocare e a fare RP per voi. Ovviamente non serve solo un elenco partite, ma servono 6 elenchi partite di questi per arrivare a un rango 120 ragazzi. Quindi torniamo alla cattura. Adesso andiamo a vedere che cosa dovremo fare noi, sia noi che il nostro compagno che ci sta aiutando. Allora generalmente quando si fa un elenco partite o che comunque si sta inattivi il gioco tende a buttarci fuori, ma se voi seguite quello che vi sto per dire il gioco non vi butterà fuori. Allora l'unica cosa che dovete fare ragazzi, queste catture sono guidate, l'unica cosa che dovete fare è bloccare il tasto R2 con uno stecchino o un pezzettino di scotch, bloccare l'analogico destro, sinistro ragazzi, quello con cui camminate in avanti, e la X se volete. Se invece la X non la bloccate le catture dureranno più tempo e vi darà sia più soldi che più RP, o meglio gli RP non tanto ma vi darà più soldi. Quindi in questo caso abbiamo visto una parte della cattura, adesso vediamo la seconda parte. Perché dovete sparare ragazzi? Perché il personaggio deve sparare? Deve sparare perché almeno farà esplodere quei bidoni che voi avete visto, ucciderà le comparse e automaticamente vi darà RP. Quindi ragazzi ricordate, dovete bloccare in avanti l'analogico sinistro, cercare di bloccare il tasto R2, mettete un pezzo di stuzzicadente in mezzo alla fessura in maniera tale che spari,
e bloccate la X, ragazzi. La X la bloccate con un peso, la bloccate con qualsiasi cosa, insomma, la bloccate anche con un pezzo di nastro, ragazzi, e l'analogico lo tenete bloccato con un elastichetto, volendo, no? Il glitch è abbastanza semplice. Rimarrete per 6 ore in questa cattura e la mattina dopo vi troverete con un bel po' di livelli già fatti e già pronti, ragazzi. Adesso qui non ho fatto vedere tutte quante le catture o tutto quanto il video completo, perché altrimenti sarebbe durato tantissimo. Per questa cosa, per questo elenco partite, dovete ringraziare Frenza671, anche io lo ringrazio per questa cosa, per aver creato questo elenco partite e averlo messo a vostra disposizione anche del canale. Detto questo, ragazzi, spero che abbiate capito bene il procedimento. Un saluto a tutti e al prossimo video. Buon RP a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.